L'occupazione è scattata questa mattina nella giornata internazionale Sfratti Zero. Una quindicina di famiglie con l'Unione Inquilini ha preso possesso del grande immobile abbandonato che sorge in un'area verde con panorama sullo stretto di Messina, bellissima e abbandonata. Un gesto simbolico che potrebbe tradursi anche in un'occupazione permanente. Il parco, con ingresso sul viale Regina Margherita, è di proprietà del comune, ma due padiglioni sono di proprietà dell'Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia. La bonifica e l'apertura al pubblico di questo polmone verde bloccate da una battaglia legale tra due enti, uno spreco di bellezze e spazi. Questo parco è, diciamo, un luogo simbolo di tutto questo, perché era stato anche più volte denunciato lo stato d'abbandono, solo che le istituzioni non hanno fatto assolutamente nulla. Noi abbiamo intenzione di restare, diciamo, in questa fase una giornata per denunciare questo spreco delle istituzioni. L'ultimo tentativo di aprire il parco risale al 2014, l'accordo tra Comune e INGV però non è andato in porto. L'Unione Inquilini, nella giornata Sfratti Zero, ha scelto proprio questo luogo.